Buonasera, bentornati, vi invito nella mia cucina anche oggi. Bene, questa sera faremo degli involtini di pollo un po' alternativi. Ho già preparato al microonde, abbiamo cotto al microonde, le ho cotte al microonde, due carotine fatte a fettine, eccole qua, un quarto d'ora al microonde. La stessa cosa per una zucchina, eccola. Cotta nel microonde, sempre un quarto d'ora. Poi abbiamo delle fettine di petto di pollo, eccole qua. Queste le ho preparate io stessa, però, come dico sempre, fate, se non siete in grado di tagliarle con un petto intero, andate dal vostro macellaio, ve le fate tagliare o le comprate già affettate. Trovate anche, va bene per questa ricetta, va benissimo anche la fisa di tacchino, che la trovate anch'ella già tagliata. Benissimo, abbiamo la nostra pentola. Il coperchio lo prendiamo subito, un bel coperchio, eccolo qua, lo zenzero in polvere va benissimo, all'olio, salvia e rosmarino, un pochino di prezzemolo tritato, sale, olio, vino bianco per sfumare. E la nostra pancetta arrotolata, eccola qua, molto sottile. Beh, possiamo cominciare. Intanto accendiamo la nostra pentola così si scalda. E mettiamo un pochino d'olio extravergine. Saliamo leggermente la carne. Non tantissimo perché abbiamo le nostre spezie, abbiamo la pancetta che è già saporita, saliamo un pochino anche le verdure. Bene. E mettiamo lo zenzero in polvere. Poi la quantità dipende anche dal gusto, da quanto a voi può piacere. Non esageriamo mai però. Le spezie devono esaltare, non coprire il gusto del nostro piatto. Poi prendiamo le nostre verdurine e le mettiamo, ecco qua, all'interno della nostra fetta di pollo. Giriamo, oh, così, e continuiamo per tutte le nostre belle fettine. Posizioniamo le nostre verdurine. Se avanzano le verdure possiamo tranquillamente condirle con olio e limone o anche solo con olio o con l'aceto, un po' di prezzemolo. Avvoltoliamo. Una cosa importante che vi volevo dire, non battete la carne, perché se voi andate a battere col batticarne la carne, cosa succede? Che le fibre della carne si appiattiscono e la carne diventa dura. Ciao Vittorio, Salvatore, Giovanni, ciao a tutti, un saluto. Ecco qua, vediamo anche questa. Ci siamo, eh? Ora, mettiamo nel nostro olio le nostre spezie, l'alloro, il rosmarino e la salvia. In questo modo sprigioneranno tutto il loro profumo. Ok. Il prezzemolino non l'abbiamo messo, ce lo siamo dimenticato. Ecco, il prezzemolino andava all'interno, eh? Ecco. Perfetto, il prezzemolino non può mai mancare. Ecco qua, ogni tanto mi distraggo anch'io. Ecco,
benissimo. Abbiamo messo anche il prezzemolo. Ora prendiamo le nostre fettine di pancetta. Ciao Fulvia! Ecco qui, delicatamente, una parola, però ci proviamo. Ecco qua. E andremo in questo modo a coprire, ad arrotolarle sopra i nostri involtini. Ora possiamo chiudere i nostri involtini con degli stuzzicadenti, semplicemente in questo modo. Ecco qua. E proseguiamo per tutti i nostri cari involtini. Chiudiamo. Allora, la carne del petto di pollo è una carne molto asciutta, che non ha grassi, quindi che succede? Che con la cottura tende ad asciugarsi, a divenire un pochino stoppacciosa. Con la pancetta andiamo a restituire quella parte grassa che la nostra carne non ha, e in più gli dà anche un bel po' di sapore. Abbiamo quasi fatto, intanto la nostra pentola sta scaldando, arriva il profumo delle nostre erbe aromatiche, buonissime. Qui. Ecco qua. Senti il profumo, Fulvia, e te mozzi, no? Magari potrebbe arrivare fin lì. Te li verrei a fare personalmente a casa, cara sorellina. Ecco qua, l'ultima fettina di pancetta. E chiudiamo il nostro involtino. Ecco. Ci siamo, eh? Facciamo rosolare per benino. Ciao Rosa! Facciamo rosolare i nostri bottini. Ecco qua. Bene. Ora il profumo è completo, perché c'è anche il profumo della pancetta. Ciao Laisa, va bene tu? Un bacione. Ecco qua. Ti voglio bene anch'io Laisa. Roberta usa le cucchiaie del legno e non quelle nuove di silicone, di plastica, che la cucchiaiella è la cucchiaiella. E poi me le regala il mio ragazzo, il mio bambino, il mio ragazzone. Fanno parte della sua infanzia le cucchiaiole, lui sa bene perché. Una volta che si è rotolato,
delicatamente mettiamo il vino bianco. E chiudiamo. Bene, abbiamo messo il vino, abbiamo chiuso con il coperchio, perché ovviamente l'involtino è molto corposo, la carne all'interno deve cuocere. In questo modo riuscirà a cuocere anche all'interno. Ogni tanto andremo a girare, poi una volta che il vino è sfumato faremo rosolare di nuovo i nostri involtini. Nel frattempo abbiamo preparato un bel piatto da portata e ci abbiamo messo una bella arancia. Ci farà la Roberta, ci mette sempre l'arancia, sono buonissime e poi fanno tanto bene. Con l'insalata sono meravigliose. Anzi, se ci mettete qualche olivetta meglio ancora. Un consiglio, se volete fare un buon pasto, che fa anche bene, prendete una bella insalata. Poi qui a Roma abbiamo le puntarelle, che l'arancia ci va benissimo, abbiamo un'insalata riccia buonissima. Ci mettete la coppa di testa di maiale, che è tipica della zona di Roma e comunque dell'Italia centrale. Grazie Mauro, un sorriso anche a te. Ci mettete la coppa e la fate a dadini, a cubetti. La mettete nell'insalata, olio, pochissimo sale, anche senza, tanto la coppa è saporita. Ci mettete l'arancia e le olivette nere, un pochino di olio extravergine ed è un pasto da re. Considerate che la coppa del maiale è fatta con la testa, quindi con i cartilagini, tutto, che contengono il collagene. Il collagene è quella sostanza che ci fa bella la pelle, che ci fa belle i nostri muscoli, i nostri tendini, che è di vitale importanza per noi. Quindi unite l'utile al dilettevole, quindi un bel pasto saporito e che fa anche bene. Cerchiamo di evitare un pochino i carboidrati, ogni tanto ci coccoliamo, una volta tanto il dolcetto, una volta tanto un buon piatto di pasta, però cerchiamo di andare molto le verdure, un pochino di frutta. E anche le proteine sono necessarie, sono i mattoncini del nostro corpo. Ok, bene, e borbotta, adesso andiamo, ecco qua, giriamo, non ci vuole molto a preparare questo piatto, la parte più lunga, se così vogliamo dirla, è la cottura delle verdure, ma io molto semplicemente le ho cotte nel microonde. Il microonde, cioè il 99% delle persone, delle famiglie hanno un microonde in casa, quindi le facciamo a fettine sottili di 3-4 mm e le mettiamo nel microonde per un quarto d'ora. Vengono cotte a vapore, perfette. Ecco, possiamo alzare un po' la fiamma. Poi, se non gradite lo zenzero, potete ometterlo tranquillamente. Oppure si sposa bene con il pollo e le verdure anche il curry che contiene la curcuma, che sappiamo tutti che fa bene contro il cancro, quindi va benissimo anche quello, è un antinfiammatorio, ha tante particolarità. Quindi sfruttiamo le spezie, sfruttiamo i nostri odori, le nostre erbe aromatiche che danno sapore e hanno tante tante qualità che ci fanno bene, oltre a darci una cucina molto profumata. Ci siamo quasi, ci siamo. E che dire, siamo chiusi in casa, non sappiamo che fare, muoviamoci, alleniamoci, leggiamo, nutriamo il corpo e la mente, cerchiamo di sorridere, cerchiamo di seguire dei programmi TV leggeri che ci fanno evadere,
ascoltate la musica, non vi fissate a sentire tutte le volte parlare di bollettini, aprite la mente ad altro. Aprite la mente ad altro, sfruttate questo tempo magari per fare delle cose che che quando lavorate andiamo sempre di corsa. Anch'io lavoro, sono full time, faccio 40 ore settimanali e quindi vado sempre di corsa, e quindi bisogna fare la spesa, bisogna pagare le bollette, bisogna andare a lavorare, mille pensieri, mille cose. Cerchiamo di sfruttare questo tempo in maniera positiva. Non cadiamo in depressione, che è bruttissimo, ma dobbiamo rinforzarci spiritualmente. Vediamo a che punto siamo. Leggete le poesie, sono tanto belle, riscopriamo la poesia che ci fa bene. Vediamo degli autori, delle cose che magari quando andavamo a scuola ce l'hanno insegnate, l'abbiamo presa un po' male, ci davano fastidio. Se andiamo a riscoprirla adesso possiamo viverle sotto una luce nuova. Proviamoci. Ecco qua. Ci siamo. Ci siamo quasi. Ciao Rossella. Devo dire che mi fate tanta compagnia, devo proprio dirlo. Mi allietate le giornate. È uno scambio. Io faccio compagnia a voi e voi fate compagnia a me. Ecco. Se volete farmi qualche domanda sono a vostra disposizione, se posso, se sono in grado vi rispondo. Cosa volete sapere? Potete utilizzare anche delle fettine di mandorlo di vitella per fare questo acqua, non soltanto il tacchino o il pollo, mandorlo di vitella o anche delle fettine di prosciutto di maiale, che sono molto tenere. Ho in mente di fare anche altre ricettine. Ciao Rosa, a presto anche a te. Per esempio vorremmo fare le crocchette di riso alternative anche loro. Ci proveremo, Lo faremo con riso basmati, pollo, mettiamo le zucchine oppure i piselli. Adesso vediamo. E stavolta ci metteremo del curry, un po' di parmigiano e andremo a fare delle crocchettine un po' alternative e poi tanti altri piatti della nostra cucina, va bene? Farò vedere come si fanno i carciofi alla romana, i carciofi alla giudia. Sono buonissimi, quelli alla matticella no, perché io sto in un appartamento, purtroppo non ho l'opportunità di farveli alla matticella. Cosa sono i carciofi alla matticella? Allora, nella zona dei castelli romani si usa fare i carciofi alla matticella in questo periodo. Si tengono da parte i sermenti delle viti. Cosa sono i sermenti delle viti? Sono praticamente la potatura delle viti. E si fa la brace con queste. Fatta la brace, si prepara la brace, poi si prende i carciofi. Non vanno defogliati, si taglia soltanto la parte più lunga del gambo e le foglie che stanno sul gambo. Si condiscono con olio extravergine, aglio fresco e mentuccia e un po' di prezzemolo.
Una volta preparata la trace, si mettono sotto la trace. Quelli non ve li posso preparare, non ho l'opportunità, però quello che posso fare nella mia cucina cercherò di farlo. Ci siamo. Siamo addirittura di arrivo. Poi faremo anche delle scaloppine agli agrumi, che sono buonissime, dovremo farle. È un piatto anche classico della nostra cucina, anche molto veloce. Eccoci. Poi, per quanto riguarda, questo è un piatto anche abbastanza economico, Non è un piatto che richiede, a livello economico non è esoso, quindi lo potete tranquillamente fare. Eccoci. Siamo addirittura di arrivo. Siamo pronti, siamo pronti, pronti, siamo pronti, pronti. Bene, pronti. Prendiamo il nostro piatto, posizioniamo, ecco qua,
Ecco il nostro invertito in pollo. Il nostro filettino. Perfetto. Adesso vediamo l'interno. Eccoci, i nostri involtini, eccolo qua, ciao Giuseppe, sono pronti. Beh, abbiamo visto, come vi dicevo, un modo alternativo di cuocere e di fare degli involtini di pollo. Bene, a questo punto io cino. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima ricetta. Grazie di nuovo della vostra attenzione. Spero di trovare alcune ricette che possano andare incontro a questi gusti. Grazie di tutto e buona serata. A presto.